Ferragosto da record per il Museo del Tesoro di San Gennaro. Antonella Fracchiolla. È davvero il museo dei record quello che custodisce il tesoro di San Gennaro. Alla 15ª edizione del Ferragosto con l'arte, di cui il museo è stato pioniere già ai tempi in cui per consolidata tradizione i luoghi della cultura non erano accessibili in quel giorno dell'anno, le file davanti all'ingresso erano già lunghissime nelle prime ore del mattino, tanto che si è deciso di aprire con un'ora di anticipo sull'orario previsto. Già a mezzogiorno i visitatori, accolti da Pierluigi Sanfelice della deputazione del tesoro di San Gennaro e dal direttore del museo Paolo Iorio, erano 4.000. Fino alla fine della giornata, chiusura posticipata per via del grande afflusso, sono saliti a oltre 8.000. Grande incentivo anche il biglietto scontato a 3 euro, visita guidata inclusa. Turisti, ma come sempre anche tanti napoletani, in un luogo che racconta il rapporto indissolubile tra la popolazione e il patrono della città. Complici anche la giornata di pioggia, sono stati davvero in tanti a scegliere i musei a Ferragosto, fatta eccezione per Capodimonte, Palazzo Reale, che hanno rispettato la consueta chiusura settimanale del mercoledì, porte aperte ovunque con cifre in alcuni casi impressionanti. In 16.000 hanno scelto gli scavi di Pompei e sono andati molto bene anche gli altri siti archeologici e il Museo Archeologico di Napoli. Folla la Reggia di Caserta, cancelli aperti anche alla Certosa di Padula e negli altri siti del Polo Museale Campano, che conta in tutto 27 musei, patrimonio artistico da capogiro.